Buongiornissimo, buongiornissimo a tutti voi telespettatori, bentornati a... Buongiornissimo Red Roger, siamo incredibilmente arrivati al venerdì. Esatto, esatto, la trasmissione è simpatica come la tua espressione quando ti chiudi la porta alle spalle e sai che non hai le chiavi. Questo è un po' buongiornissimo Red Roger, quella sensazione di ineluttabilità misto a fato che piano piano va naufragando. Bene, beh, che cosa dobbiamo fare? Io direi che dopo questa metafora meravigliosa lanceremo la sigla! Regia, l'hai mandato in reverse, al contrario. Regia, che cosa è successo? Diamine, ho appena visto la normalità. La normalità che manca tante volte, noi possono sbagliare anche loro. Certo, assolutamente. Bene, arrivati in questo spazio di follia. Dottore, la tazza di Red Roger. Ah, come fa ad avere la tazza di Red Roger? Solo tre. Allora, sia calmo, innanzitutto, come fa ad avere la tazza? Dottore, ho 8 figli a casa. Potevo andare a fare il fallo alle rapine, invece ho scelto di vendere le tazze. Ma non le conviene? Fatemi via il caffè, dottore. Perché ha preso 8 figli? Dottore, per voi, sigari, cubani, o seghe, ne... Non toccato. No. 3 euro. I sigari cubani per davvero? Volete comprare? Grazie. Noi da lei. Facciamo così, la tazza ce l'ha comprata. Sì, dopo ce la compriamo, ce ne compriamo tre, ragazzi. Tre. Sì. Ma non la teniamo già la tazza. Ma io non so, le rapine va a fare il palo. Io ho i figli a casa, non mi fate fare le rapine. Sì, ma no, ma l'appello. Quella là è la camera mia. No. Solo 3 euro. Ma sto finendo. Dove va? Tante cose. State lavorate. No. Vabbè, che dire? Io controllerei dove sono le chiavi della mia macchina, giusto così per... Signori, l'ammiraglio Amerigo, buon tempo! Buongiornissimo, ma mi fa passare sempre la voglia. Ammiraglio, è una trasmissione della mattina, cioè il pubblico va anche a posto con un sorriso... un bel salve, benvenuti, ben trovati. Ma per quale motivo, scusate? Beh, hai ragione, scusi, stupido io. Sciocchi che noi. Questo è un suo problema, giusto, che penso giusto. Non sia ciò che non rispecchia ciò che vogliono i telespettatori. No, ah, certo. Sì? Che invece vogliono parlare di problemi più seri. Ma sicuramente era un discorso più sullo stile che sul contenuto, che lei è sempre... Di cosa sta parlando? Ma che ne so, vabbè, di che parliamo? Mi sta per caso dicendo che io non ho stile? No, è molto stiloso, figuriamoci. Poi è nervosissimo. Ma infatti io fossi in te non lo provocherei, perché comunque risponde male ogni volta. Di che parliamo oggi? Ebbene, volevamo parlare di un problema molto grave. Non sia mai che vogliamo parlare di meteo, qualche mattina. Hai visto mai qualche nuvola? Una possibilità... che si è affacciata in questo periodo. Sì. Ci stanno comunicando in molti la necessità, questa parola assurda secondo me, questa parola brutta, ha ragione, guardi, che dovrebbe essere cancellata dai nostri dizionari. Per fortuna che lei ha già una associazione che se ne occupa. Mi stanno comunicando questa necessità di uscire dalle proprie abitazioni, pensate voi. Ma guardi un po'. Per raggiungere altre persone... Per degli incontri, come dire, romantici. Ah, che cosa bella! Che cosa carina, finalmente! Che cosa... Insomma, degli incontri che hanno come fine ultimo una... Ammiraglio, sono le 9 di mattina. Attenzione! Ammiraglio! Ammiraglio! Oh.
si possono fare i tagli, non, no. non c'è modo di... E questo è l'ammiraglio, perché hai solo oh, le prime due le abbiamo fatte subito. Le prime due le abbiamo fatte subito. Io lo sapevo, ce la facevo scantare questa. Vai, questa è quella più difficile. Di nuovo, senza interrompere, come facciamo in sala prove. Chiediamo il permesso... Buongiornissimo ammiraglio. Niente, ammiraglio, mi fa ma lei è voglia. Sempre così triste. Ma perché? Perché è triste? Ma chi le ha dato questa comunicazione del fatto che io sia triste? Ma infatti lei non è triste, è arrabbiato. Però magari anche per il pubblico, discorso. No? Un bel sorriso, accogliere il pubblico, ma salve, benvenuti. Anche perché ragione, la apre lei tecnicamente la trasmissione. La trasmissione si chiama Buongiornissimo. Ma questo è un problema vostro, avete deciso voi questo nome. Ce l'hanno imposto. Potrebbe essere opinabile come scelta, ma io non sono certo lì a dirvi come dovete chiamare. Di che parliamo oggi? Mi fa del piacere tempo. La sua gioia nel partecipare alle nostre trasmissioni, comunque. Bene, di che cosa parliamo oggi? Non lo so. Di meteo? Volevamo parlare di un problema molto grave. E niente, meteo un niente. Problema che affligge la nostra società. E ce lo spiega l'ammiraglio, cioè che delirio. Ebbene, sono stato contattato numerose volte... Dicendo, mi hanno detto che c'è questa necessità. Qual che parola è? Orribile. Ma è una parola, parola che dovrebbe essere cancellata. Ovviamente, stupidi noi che la usiamo. Questa necessità di uscire dalle loro abitazioni, pensate un po' voi. Sì. Uscire per incontrare altre persone. Vabbè. Sì. Incontri romantici. Oh, che cosa bella! Una cosa infatti, carina! Incontri romantici di... che hanno un fine ultimo ben specifico. Ammiraglio sono sempre le 9 di mattina. Ebbene, per non entrare nella descrizione dettagliata di questi incontri, parliamo direttamente... della soluzione. Oh, la soluzione è un problema che non c'è, però stiamo parlando di una soluzione molto semplice, sì. una soluzione che possiamo adottare tutti noi da casa. Ma ammiraglio, adesso ebbene, io non vorrei abbiamo entrare... costituito un'associazione. La prego, ammiraglio. Per questo motivo. Abbiamo costituito un'associazione appositamente per questo. La prego, mi meravigli, che è la nostra ANSA. Ma anche ecco. Questa mi ricorda qualcosa che ho già sentito. Io credo che... che vuol dire? Voi dovete fare assolutamente un corso per la vostra fantasia. Ma cioè, non è il caso. La nostra, gli acronimi. Ebbene, stiamo parlando dell'Associazione Nazionale Stimolazione Autonoma. Ammiraglio! È stato un piacere grande, grazie mille e direi di concludere qui il collegamento. È tardi, eh? Sta iniziando a dire cose. Il tempo a nostra disposizione. È tempo di concludere. È stato meraviglioso aver... Sì, non lo so infatti, se sono che meraviglioso. Che tempo farà oggi in Italia? Che tempo? Il tempo il di... tempo, il tempo è una cosa relativa. Andiamo avanti. Servito una battuta quasi tempo... fredda. Di accendere i nostri computer. Arrivederci, arrivederci allora, tante arrivederci. Care cose, tante care cose. Saluti alla signora. Regia, possiamo chiudere. Arrivederci, arrivederci. Non capisco quale sia il problema di questa mattina. Uno vuole parlare di un problema. Inizia quasi a starmi simpatico. Ma davvero? Ma Red davvero? Roger, buongiornissimo, la trasmissione che rompe i tabù. Io non vorrei dire. La trasmissione che rompe un sacco di roba, ma non abbiamo cominciato con la sigla al contrario. È entrato il nostro amico, non trovo più le chiavi, l'ammiraglio che vuole portare... Ci dobbiamo comprare le tazze che nostre. Che sta succedendo? Ragazzi, è la primavera, è la primavera che... Tu dove hai messo la tua tazza? Io ce l'avevo... Vabbè. Ah, bene, bene, bene. Va bene. Ecco. Roger, dottor, solo 3 euro. Questo è Bobby, mettetevele. Boh, si sta bene. Capo, bottiglia di champagne Cristal. Cristal, millesimale. È bella, molto bella. Solo 3 euro. La bottiglia di champagne, 3 euro. Champagne, allora ma è troppo. Fate un regalo, falla vedere la telecamera. Fate un regalo alla vostra signora. Di là, deve andare più in là. Vada, lei vada, sì. Io ho
i figli a casa. Sì, ho 9 figli a casa. Io potevo andare a rubare, invece no, vendo le bottiglie di champagne di cristallo a solo 3 euro. Fate un regalo alla vostra signora. Noi, ecco, mantenga lei. Ve la metti in frigo questa, dottore? Grazie. La metti in frigo e posso. Siamo tardi a questo punto. Il lancio. Adesso il problema minore è lanciare Nanninella, quindi fatelo, ormai buttiamo la conta. Ah, noi adesso non sappiamo neanche più di che si parla, in realtà. No, questo lo sappiamo, in realtà, perché ce l'avevamo studiato il fatto, ecco, che arriva la secchia. Una volta è stata scritta una cosa, si parlava di neoverismo, non so perché, ma si parlava di neoverismo. Nannina De Fabris. Buongiornissimo, professoressa. Buongiornissimo, bentornata. Buongiornissimo, è un piacere sempre per me stare qua a parlare di Scimmel con voi, i nostri ascoltatori. Che peccato, ci sta pure Palma, ma non fa niente. Andiamo avanti, professoressa, dai. Allora, professoressa, ma com'è simpatica che scherza con te, eh? È simpaticissima, proprio. Professoressa, qual è il film di questa mattina? Allora, oggi noi parliamo non di un film specifico, particolare. Oggi noi parliamo di una corrente cinematografica. Come? Che è... Prego. Palma, che cosa riti? Chiudi quel giornaletto. Sembra leggi il giornaletto sotto la banca. Ma sto studio. Chiudi, domanda da presito. Ti ho scoperto. Oggi parliamo del... il neoverismo, no? Che cosa? Il neoverismo, Palma, il neorealismo. Ah, il neorealismo. È un corrente di cinematografica, diciamo, che nasce, perché nasce queste cose? Perché prima nei film si dicevano le cose false, no? E succedette lo scandalo quando uscette Catena. Catena. Succedette lo scandalo perché tutte quante si pensavano che a metà Nazzari veramente si aveva sposato con Ivonne Sanz, no? E allora funghette tutte in piazza, telefonata alla televisione, alla RAI, che dice: ma com'è possibile? Quella Ivonne Sanz è scialba, è brutta, non la vedo. Perché quella si sono sposata? E allora, dopo questo scandalo, si decise di fare i film che trattavano solamente delle cose vere, sì, effettivamente, dei problemi dell'Italia e della gente vera. Il più grande esponente, diciamo, della corrente del neoverismo, del neoverismo, sì, è stato De Sica. Ce lo ricordiamo tutti. E ha fatto questi film dove parlava poi delle cose della gente comune. Per esempio, ci stava Vacanze di Natale. No, quello sì, è vero, ci stava Vacanze di Natale. E Christian, invece a noi interessa. Vacanze di Natale 2. Certo. Vacanze 3, 4, 5, 7. Sì, certo. E poi ci stava Ponte dell'Immacolata. Ma no. e oggi sta religione si esce un'ora prima. Perfetto. E parlava di questo problema della gente che il boom economico iniziava a dare in vacanza pure, no? A Natale, è vero, no? Che gli anni 80. E allora, no? Erano gli anni 50. Ma allora penso. Non era Christian De Sica. Era De Sica. Certo, su questo siamo d'accordo. Che faceva i film del neoverismo, sì, Vacanze di Natale. Sì. Che parlava dei problemi della famiglia che non tenevano i soldi per andare in vacanza a Natale, poverini. Lo ricordavo un po' diverso. Professoressa, ma ci vuole dare una bella citazione di un film, Di Vacanze di Natale. Di allora io vi do una bella citazione di un altro film che si chiama L'atto di bicicletta. Questo film, La citazione, c'è la scena famosa col bambino che diceva: ma quella stava qua, l'ho messa io qua. Io prima sono andato un attimo, mi sono distratta. Com'è? Non ti puoi girare un secondo, non ti puoi girare. Va bene. Grazie, professoressa, grazie mille, alla prossima puntata. Voletevi bene. Sì. Noi l'avevamo espulsa noi a Palma per quella storia dei giornaletti sporchi. Che è successo? Che poi noto una somiglianza con... Allora, scusate, ma... quello che entra e vende, quest'altra che si confonde tra... Allora, a me sembra che ti arrabbi solo quando c'è Nanninella, comunque, perché quel ragazzo prima non ti sei arrabbiato. De Sica padre e De Sica figlio, cioè, dove stiamo arrivando? Ma sta storia del giornaletto sporco invece... Questa è vogliamo una parlare? Realtà, non è una storia... Sei stato espulso, ma è un percorso scolastico incredibile, una storia di quotidiani
a luci rosse, è restato con... È la telecamera in real time, hai capito? Signori, oggi a Real TV vedremo. Una donna cade in un canale di scolo e inavvertitamente ingoia un cavallo. Riusciranno le forze dell'ordine a liberare la donna e il cavallo? Io sono Guido Bagatta e questo è Real Bagatta. Allora, per cortesia, noi torniamo in studio con questa cosa che diventa sempre peggio, sempre più difficile. Beh. Noi ci volevamo collegare in realtà con un collegamento che abbiamo in Russia, sì, scoppiettante, ma che lo presentiamo a fare? Noi adesso volevamo vedere cosa succede al torneo di scacchi, che ricordiamo è cominciato 2 settimane fa, ma non cioè è sempre la stessa partita, è sempre la stessa che continua. Perché sono da allora. Due maestri di scacchi mondiali, sì, gran maestri, si stanno scontrando. Gran maestri, andiamo a vedere. Sono curiosa. Ecco, la situazione è verso la fine, si vede che è verso la fine. Riesco a leggere la tensione. Sì, 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 sì. Guarda che tensione. Una mossa azzardata. Astuta. Che mano strana che ci aveva. Bene, vediamo. Una torre che sta minacciando. Che cosa? Sono mutande quelle. Ma quella è un cellulare. Ma anche la puntata, scusate. Ma che sta succedendo? Ah, quindi... Che sta succedendo? Ecco. Ma si è arreso! Un giro di escort abbiamo scoperto alla finale di scacchi. Poi sembrano tutti seri e si fanno comprare così. Ma è una cosa assurda. Ma non può, ma può andare. Che cosa aggiunge? Bene, è il momento invece di un bell'uomo, un uomo che ci riporta ai sapori antichi, un uomo che ci... Ma a Real TV tra poco vedremo macchine a scontro che vanno in autostrada. Come è possibile? Io sono Guido Bagatta, restate... No, sei Pierpaolo Paolo. Sei Pierpaolo Paolo. Sì, signori, Marcello. Buongiornissimo, buongiornissimo. Sì, ma il non nostro... urlare, che ha mal di testa, si vede. Marcello, che sta cercando? Che ha perso? Il portafogli. Portafogli? Ho perso il portafogli. Della sua cantina? No, non nella mia cantina. L'ho persi nel 1977. E ancora lo cerca, a me piace la costanza. Ero a Cape Canaveral. Stavano lanciando il Voyager e io nel Voyager, voi sapete, hanno messo il disco d'oro con tutti i nostri simboli, le nostre informazioni. I nostri di chi? Del genere umano, di chi? Allora io per festeggiare nel Voyager ho messo questa preziosissima bottiglia, che è una bottiglia preziosissima. L'ho e perché lasciata adesso nel lei ce l'ha con sé? E non trovo il portafogli dal 1977. Questa cosa mi faccio capire, quella è la bottiglia che dovrebbe stare nel Voyager. Questa è la bottiglia che sta viaggiando nel... E se questa... è una tragedia questa, è una tragedia. Ho lasciato il portafogli nel Voyager. Adesso però mi viene da fare... Buongiornissimo Marcello, buongiornissimo. Che piacere averla con noi. Mi viene da fare una domanda a questo punto. Sì. Lei come fa con i documenti da 1900? Ma il problema è proprio quello, per questo non posso uscire dalla cantina, perché non trovo il portafogli. Adesso credo che di sopra, abbia anche scavallato il sistema solare il mio portafogli, non so come fare. Il problema non è neanche quello, è che attaccato al portafogli c'era la rubrica con tutti i numeri, no, dei fornitori, degli amici. E adesso la domanda si pone d'obbligo, cioè come fa allora a far arrivare i vini nella sua cantina? Se lei non esce dalla cantina e non ha la rubrica. Saranno gli alieni, non lo so, adesso forse travalicando il sistema solare arrivano informazioni a noi. Scusa. Ah, ok, gli alieni hanno trovato il suo portafogli e le mandano il vino. Lei dice. Non lo so, lo sta dicendo. Non mi dica. Va bene. Mal di testa. Avete qualcosa per il mal di testa? No, non abbiamo nulla per provi il mal a bere testa. Quel vino là che secondo questo me è ma questo è un vino speciale. Dunque, questo sta nel Voyager, questo vino. Si vede, non si vede. Allora, ho lasciato il porto. Mi sono girato alla bottiglia. Ma come si chiama questo vino? Ah, questo è un vino specialissimo. Questo è un vino che portai a Cape Canaveral apposta. E si chiama Sciascognaglia. Il vino che non si squaglia. Stiamo parlando, ma perché? È un vino, però è un vino che fa sentire tutti i sapori dell'universo all'alieno che potrebbe poi berlo. Ma, è una curiosità, per alieni, infatti, una curiosità mia per scrivere il sottopancia. Sciascionaglia si scrive con 3 A? No, una sola, perché poi l'alieno dovrebbe ripeterlo, quindi è apposta. Ma infatti non è un vino per esseri umani, questo è...
L'unica cosa veramente mi chiedo come faccio a prendere la patente che è rimasta nel Voyager. A che altezza sarà il Voyager adesso? Non lo so. Allora, io ci eravamo collegati per parlare di qualcosa, ma in realtà non mi ricordo manco più di che cosa dobbiamo parlare, quindi non so. Adesso ce l'ho io un po' di mal di testa. Vogliamo aprire questo vino e bere, ma non è un vino per essere umani. No, assolutamente. Io non so se vogliamo. Ma va sciabolato questo? Questo non lo so se va sciabolato, di solito parte in un razzo, quindi non sono problemi. Che è giusto, bene. È il vino per le forme di vita extraterrestri. Ho capito. Però vabbè, allora a questo punto parliamo. E perché lei ne è in possesso? Perché io dovevo metterlo nel. Le ripeto, signorina, io dovevo. Cioè, no, non ripeta la storia. Sono io che non l'ho capito. Portafoglio. Cioè, mi faccia capire come è possibile entrare quindi in possesso di una bottiglia del genere. Allora, non è più. Cioè, adesso è possibile perché è presente sulla terra, ma io sconsiglio di berla perché questo ha tutti i sapori della terra, tutti i frutti insieme. Tutti insieme, ma anche non solo della terra, anche non lo so, che, del non cibo. So se è molto affascinante, è molto presente. Questo infatti si abbina con ogni cosa perché certo. È un vino universale. Ah, ecco per quale motivo. Io direi che dopo questa possiamo chiudere il collegamento perché non abbiamo più nulla da dire. Noi ci facciamo colazione questo vino, eh. Avete qualcosa per il mal di testa? No, mi dispiace. Provo con il vino. Tutto però lo devi bere. Magari, arrivederci, buona giornata. Sono un po' confuso. Ecco, così ecco, funziona. Cosa è successo? Funziona così, esattamente così. Che la gente entra, va, esce, corre, salta. Un motivo continuo di scontro. Qui deve essere successo qualcosa all'aria condizionata. Benvenuti a Sottovoce, quando un giorno è appena finito e un altro è appena iniziato. E io sono Guido Bagatta e adesso vi faremo vedere una cosa meravigliosa, go-kart nello spazio. Allora Pierpaolo, per cortesia, noi dobbiamo fare qualcosa per questa tua voglia di imitare le RTV. Questa cosa la dobbiamo togliere, abbiamo fatto un intervento per questo, proprio ci siamo riuniti con tutte le persone, abbiamo cercato di farti smettere. Puoi abbiamo stare fatto... nella io posizione che ti hanno io sono nella posizione, no, sei tu che non sei. Dottoressa, dottore, facciamo via un caffè, dottore, il portachiavi. Risolto, un portachiavi risolto. Questo è il risolto, il cubo di rubi. Tutti i rubi. Era meglio la bottiglia di cristallo. Dottore, facciamo via un caffè, dottore. Lotus 1200, nuovo modello parcheggiato qui davanti, col pieno di benzina, autorato, servo stesso, senza di parcheggio. Sono 3 euro. 3 euro, una Lotus. Facciamo via un caffè, dottore. Complimenti. C'ha pure i tastini qua, aprite. Sì, non prema però, io anche questo. Ci mettete il portachiavi, 6 euro, 5 a voi. 5 Lotus è un amore, guardate. Perfetto, qua sta benissimo, sta grazie mille. Io ho i bambini a casa, io ho 9 figli, lui poteva andare a fare le rapine, lui me l'ha chiesto, ha detto vieni a fare le rapine con me, poteva fare il palo invece no, ho scelto di vendere questi oggetti, 3 euro, me la vado a parcheggiare qua da... Vado a parcheggiare qua davanti, non mi fidate. Prego. Grazie mille. Solo tre, la sacca, togliete la cosa. Allora, torniamo in studio. Torniamo in studio. Perché hai la sacca? Io vado a fare palestra, non te l'ho detto, ma a casa, palestra a casa, perché l'ammiraglio ha detto la palestra. Che cosa deve succedere adesso? Io non ho più... No, addirittura ce n'è un altro, ce n'è un altro di matto e lo sguinzagliamo immediatamente dal teatro di casa, a quanto pare, e vediamo il nostro collegamento felice. Tutta ride. Comedian. Cosa fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto. Ragazzo, scoppia di salute. 5 morti e 3 feriti. Ti somiglia? No, ma tra l'altro non voglio, proprio non voglio questa proprio, trasmissione è tutto anche scena. Come gli humor ti somiglia. No, è veramente qualcosa di nulla, io. E ti dirò, dopo tutto quello che è successo, è la cosa meno grave accaduta oggi. Grazie ai nostri barzellettieri. Facciamo partire l'applausometro. La sai l'ultima, Ray? Non la so, basta! Grazie di tutto, se volete contattarci ma non fatelo, troverete i nostri contatti nelle nostre pagine social, su Instagram, su YouTube e su Facebook, Red Roger Compagnia Teatrale.
Abbiamo un numero di telefono che è 351-533-1440, ma usatelo solo in caso di vera necessità, perché sennò noi oppure vi facciamo potete... venire qui. Potete mandare una mail spam a redrogercompagniateatrale@gmail.com o seguirci su tutti i canali di Lab TV. Eh? Bene, grazie e alla prossima puntata! Bandolero! Bandolero!